Ciao, sono Edoardo Savi e sono Environmental Specialist per Nexta Capital. Ci sono due fasi principali nelle quali agisce un Environmental Specialist. C'è la fase di origination, quindi dove viene, diciamo così, sviluppato e viene fatta la fattibilità del progetto innovabile. Mentre nella seconda parte, l'Environmental Specialist è quello che verifica e supporta tutte le fasi di progettazione, poi che viene demandata all'esterno, quindi con un progettista dedicato per ogni progetto, però è necessario naturalmente verificare tutta la documentazione che il progettista fornisce per vedere se ha rispettato le specifiche che noi abbiamo richiesto. E soprattutto supportare poi quello che sarà il manager di progetto in relazione poi tutta anche alla fase di permessi all'interno delle valutazioni di impatto ambientali e delle autorizzazioni uniche per poi ottenere il permesso a costruire l'impianto. Sicuramente lo studio delle scienze della Terra ti dà una visione e una sensibilità verso le tematiche ambientali, soprattutto quelle inerenti al rischio idrogeologico molto, molto elevate. Durante la mia esperienza universitaria ho avuto modo di poter, diciamo così, fare un lavoro di tesi con ENI, e questo mi ha dato la possibilità comunque di interessarmi sia agli ambiti della transizione energetica, sia soprattutto entrare a contatto con il mondo del lavoro in una multinazionale. Tra le competenze che deve avere un buon environmental specialist, aggiungerei, diciamo, la capacità di utilizzare gli strumenti GIS, in quanto è lo strumento principale con il quale si può indagare il territorio sotto tutti gli aspetti di vista, sia gli aspetti, diciamo, vincolistici, sia gli aspetti appunto di studio e individuazione di quali possono essere le tematiche rilevanti di natura ambientale e di natura geologica. E poi soprattutto alla fine serve per poter, diciamo così, indirizzare il site survey in maniera efficiente. Io lavoro per Nexta Capital, che è una società che si occupa dello sviluppo, della costruzione e della gestione di impianti a fonti rinnovabili. Significa che noi dobbiamo valutare le prefattibilità e appunto sviluppare gli impianti a fonti rinnovabili che possono essere di vastissima tipologia. Partiamo dagli impianti a fonte solare, quindi fotovoltaico e l'agrivoltaico, impianti eolici, impianti eolici offshore e infine anche il biometano. In quale altre aziende può lavorare un environmental specialist? Beh, in tutte le aziende che prevedono una parte di progettazione che riguarda la progettazione ambientale. La grande, diciamo così, diversità di tipi di progetti che affrontiamo. Noi, diciamo così, scansioniamo in lungo e in largo tutta l'Italia, e non solo, anche Spagna, Portogallo e Grecia, appunto per andare a individuare quelli che sono i siti più di interesse. Questo significa, naturalmente, interessarsi di tutto quello che è l'ambiente, biologico, che c'è sul territorio, andarlo a conoscere, comprendere quali sono le sue criticità e soprattutto quali sono i suoi caratteri del paesaggio, perché alla fine uno dei, diciamo così, criteri che poi stabilisce se il progetto può andare avanti o meno è soprattutto la sua sostenibilità ambientale e il suo inserimento corretto all'interno del paesaggio. Cioè, questo ti permette di poter anche conoscere quali elementi rilevanti, culturali di un paesaggio. Questo lo trovo molto interessante perché riesci a conoscere, avere una visione completa, olistica del problema e dell'ambiente, e questa è sicuramente la parte che mi piace di più. Riguardano soprattutto la parte di permitting, quindi tutto quello che riguarda il contatto con l'autorità per ottenimento appunto delle autorizzazioni e dei permessi a costruire. Questo significa appunto è un delicato gioco quasi di scacchi che bisogna fare con l'autorità.
e ad ogni modo bisogna valutare sempre quali sono tutti gli impatti in essere, e questo naturalmente richiede una grossa precisione, non bisogna lasciare niente indietro e soprattutto, diciamo, bisogna giocare un ruolo un pochino politico. Questo significa certe volte fare dei sacrifici, eliminare certe parti, sviluppare zone compensative, tutto questo con l'obiettivo poi di venire incontro alle richieste delle autorità, dei comuni o anche dei singoli cittadini. Sì, il mio lavoro prevede delle trasferte, non sono molto frequenti, ma di solito vengono organizzate quando ci sono un gruppo di progetti, tutti in una stessa località, da dover analizzare o andare a vedere. E, solitamente le trasferte sono quasi tutte localizzate nel sud Italia, perché molti dei progetti fotovoltaici e eolici vengono sviluppati lì per ovvi motivi. Ovviamente la risorsa è più presente in quelle zone d'Italia. Questo significa quindi conoscere, diciamo, il contesto ambientale, essere sostenibili, quindi rispondere ai criteri ESG, quindi sia criteri ambientali sia criteri di governance, in questo caso sono quelli aziendali, sia soprattutto criteri sociali, quindi coinvolgere attori sia istituzionali ma anche privati, locali, permette uno sviluppo migliore dello sviluppo dell'agrivoltaico. Quindi si sta passando, diciamo, da un'idea di un fotovoltaico tradizionale, quindi semplicemente di un campo ricoperto di pannelli, a un campo agricolo dove possono coesistere in maniera armoniosa sia la produzione di energia elettrica sia la coltivazione a terra. Questa qui naturalmente dà un sacco di benefici. Dei benefici sia dal punto di vista della componente suolo, perché il suolo non si degrada, non perde la sua materia organica e soprattutto mantiene intatte le sue caratteristiche, diciamo così, geotecniche, di idrogeologiche, capacità di infiltrazione e capacità di produrre ancora, diciamo così, sostentamento. La seconda naturalmente è l'eolico offshore. L'eolico offshore richiede, diciamo così, una grande sfida ingegneristica, e sicuramente il geologo ha un ruolo fondamentale, in quanto molto spesso il tipo di analisi che bisogna fare così richiedono delle competenze di sismica sia superficiale sia profonda che un geologo può avere, conoscenza di geomorfologia marina, conoscenza di quali sono i fenomeni e i tipi di sedimenti che si possono accumulare in zone di piattaforma e di scarpata, andare a identificare quelli che possono essere i rischi geomorfologici che sono in atto sulla piattaforma. Questo qui risulta di fondamentale importanza per una corretta progettazione di un impianto eolico offshore. Non è di natura tecnica, ma quanto più di natura di conoscenza di quello che è la norma e soprattutto l'interfaccia con gli autori istituzionali all'interno del nostro paese. Questo perché, da quello che ho potuto vedere, la conoscenza della normativa ambientale, ma anche quella di terre, rocce da scavo, tematiche a cui il geologo entra a pieno titolo come attore indipendente o comunque di rilievo, molto spesso all'interno dell'università è un po' carente. Vi mostro un progetto su cui recentemente abbiamo curato il miglioramento ambientale, appunto perché si trattava di un progetto fotovoltaico in assetto tradizionale che non teneva conto del reticolo idrografico all'interno dell'impianto. Naturalmente, quando questo progetto è andato in autorizzazione, l'autorità di bacino ci ha fatto presente che non era compatibile con i suoi requisiti di piano d'assetto dell'area. Quindi significa che noi abbiamo cambiato quello che
e al progetto originale, abbiamo suggerito al progettista delle migliorie per renderlo più sostenibile e soprattutto avere un esito positivo per i successivi incontri con l'autorità di bacino. Quindi l'impianto è stato variato in assetto agro-PV, quindi cosa significa in assetto agro-PV? Significa che è garantita la coltivazione e soprattutto l'operatività dei mezzi agricoli all'interno dell'impianto, quindi sia nella parte interfila sia sotto il pannello. Significa che il pannello è elevato al suolo e il tip finale sono 2,10 m, quindi permette la continuazione dell'attività agricola sotto e permette al sole, all'acqua di poter comunque arrivare suolo e continuare diciamo così l'attività agricola di sotto. In secondo luogo abbiamo diciamo così rimosso una parte di pannelli per poter permettere all'articolo idrografico di essere libero di potersi sviluppare e soprattutto anche di drenare l'acqua, quindi non perdere le proprie caratteristiche di drenaggio e infiltrazione. Naturalmente questo poteva portare delle problematiche all'impianto stesso, in quanto il reticolo poteva muoversi o andare a erodere certe porzioni di impianto. Questo impianto qui che abbiamo visto è in Basilicata, su un terreno diciamo scarsamente con caratteristiche geotecniche abbastanza scarse, e quindi abbiamo previsto, abbiamo progettato queste strutture qua, che sono delle palizzate vive attraverso delle tecniche di ingegneria naturalistica, che permettono attraverso un'infissione di pali nel terreno, pali di legno, di aumentare le caratteristiche geotecniche del terreno. Quindi significa che la spinta laterale del terreno viene compensata dall'aggiunta di queste palizzate, senza naturalmente questo influire sulle caratteristiche idrogeologiche dell'area.